so se ci avete fatto caso, quando durante la messa si recita il prefazio termina sempre con parole di lode e di canto riferite agli angeli e ai santi, ai cori e alle dominazioni, agli arcangeli e agli angeli, ai troni. Per chi non lo sapesse o non se ne ricordasse, gli angeli sono migliaia di migliaia, tantissimi. Tant'è che dice il Catechismo di San Pio X, chi sono gli angeli? Gli angeli sono ministri invisibili di Dio e anche i nostri custodi, avendo Dio affidato a ogni angelo ognuno di noi. Quindi non è una favola che si racconta ai bambini quando si dice che accanto a te un angelo che se tu fai una cosa buona si rallegra e se invece fai una cosa cattiva si rattrista. L'ho raccontato più di una volta, ma lo racconto spesso perché è un episodio che mi ha fatto grande impressione e che fa riflettere. Non so se sapete o ricordate che a Palermo c'è una piazza che è intitolata ai 40 martiri. Perché 40? Perché c'erano 40 soldati che si era scoperto che erano cristiani ed erano stati condannati a morte. La morte era orribile, dovevano essere messi in uno stagno di ghiaccio, nudi, e morire lì di freddo. A un certo punto, mentre i 40 martiri erano dentro lo stagno di gelo, spuntarono 40 angeli, ognuno dei quali aveva una corona in mano, e ognuno che moriva veniva incoronato dall'angelo e l'angelo se lo portava in cielo. A un certo punto però uno dei 40, era tale il tormento che provava nell'essere dentro quello stagno di ghiaccio che disse: no, voglio rinunziare alla mia religione. Avevano pattuito con il tiranno che coloro che si fossero convinti a cambiare la loro religione da cristiani a pagani immediatamente sarebbero stati posti dentro una caldaia di acqua calda. Se non che il soldato che uscì dall'acqua ghiacciata fu messo nell'acqua calda, morì ugualmente per la reazione fra il freddo e il caldo. E si vide l'angelo che aveva già preparato la corona per quel soldato che se ne stava andando triste. Uno però dei soldati del tiranno che erano incaricati di eseguire gli ordini e di sorvegliare i 40 martiri, vedendo questa scena dell'angelo che se ne andava triste, disse: voglio essere io cristiano, non so neanche che cosa significa, però quello che sto vedendo è così straordinario che io divento cristiano. E si buttò nello stagno di ghiaccio, morì ultimo fra tutti e l'angelo lo incoronò, il 40° martire.
è una storia meravigliosa che ci dice una cosa importante, che primo che esistono gli angeli. Molti pensano che sia una favola. Quale favola è favola? Forse quelli che ragionano così non credono alla bellezza e alla verità della Bibbia. La Bibbia è una serie di libri che sono stati scritti sotto ispirazione dello Spirito Santo. E quando si leggono è lo stesso di leggere un documento che ci manda Dio, una lettera. Ci sono tre grandi santi che hanno scritto questo discorso: San Gregorio Nazianzeno, San Giovanni Crisostomo e San Girolamo, di cui la festa è domani. Hanno detto che la Sacra Scrittura, la Bibbia, è la lettera che Dio ha mandato agli uomini e che gli uomini devono leggere, che è un messaggio bello, a volte minaccioso, a volte affascinante. Non è minaccioso perché Dio ha voglia di minacciare, di castigare, ma è l'avvertimento. Se una madre dice al bambino non andare in mezzo alla strada, che puoi essere investito da un'automobile, non è che una minaccia che gli fa, è un avvertimento. Ora, tutto quello che nella Bibbia parla di cose brutte, pestilenze, guerre, terremoti, fame e così via di seguito, sono avvertimenti che il Signore ci fa per evitare che noi pecchiamo. E per poter, diciamo, noi essere liberi dal peccato e essere custoditi nella grazia di Dio, il Signore ha assegnato a ognuno di noi un angelo che noi non vediamo, ma lui ci vede, ci ispira, ci illumina, ci protegge, come diciamo nella preghiera angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. È una preghiera meravigliosa che noi faremmo bene a recitare spesso. Ci siamo. Gli angeli quindi hanno una grande importanza nella storia dell'umanità e sono anche i messaggeri del Signore e della Madonna. Forse è poco conosciuta la storia, diciamo così, della Madonna di Fatima nei suoi precedenti. Magari sappiamo un po' di più sulle apparizioni della Madonna a Fatima, a cominciare dal 13 maggio, poi il 13 giugno, il 13 luglio. Il 13 agosto la data dell'apparizione si è spostata al 19 in un altro posto per giunta, perché ad agosto i ragazzi furono imprigionati al sindaco del paese Fatima per estorcere loro i segreti che la Madonna aveva loro rivelato, ma i ragazzi non vollero assolutamente parlare e poi insomma furono rilasciati. Il pensiero che avevano i ragazzi quando furono imprigionati non è che era tanto il fatto che furono imprigionati e addirittura minacciati di morte. Il pensiero che avevano era che non avrebbero potuto mantenere l'impegno di trovarsi allo stesso posto all'appuntamento che avevano con la Madonna. E lo dicevano: voi ci tenete qui, ma noi abbiamo un appuntamento con la Madonna, dobbiamo andare là. Lo fecero apposta a tenerseli. Poveri ragazzi pensavano che per quel mese l'appuntamento era saltato. Invece si trovavano con le loro pecorelle in un'altra località e il 19 agosto, quando meno se l'aspettavano, compare la Madonna.
a parte le apparizioni che poi continuarono il 13 settembre, soprattutto il 13 ottobre, che fu una cosa strepitosa, cioè la Madonna apparve anche col bambino Gesù e con San Giuseppe, e ci fu un miracolo strepitoso perché pioveva a dirotto. E improvvisamente però il sole cominciò a girare, a girare, a girare vorticosamente, avvicinandosi sempre di più alla gente, tanto che tutti ebbero paura di essere schiacciati dalla luce del sole, e poi invece tornò tutto normale e la gente, dopo la pioggia di lotto, si trovò completamente asciutta. Ma queste apparizioni, forse pochi sanno che furono precedute da alcune apparizioni di angeli. Chi va a Fatima, una delle escursioni che fanno fare è andare nel posto dove i ragazzi ebbero le apparizioni dell'angelo. Una volta l'angelo apparve ai ragazzi con un calice pieno del sangue di Gesù e glielo fece bere a tutti e tre. E contemporaneamente insegnò loro quella preghiera che noi recitiamo quando diciamo il rosario: Gesù, perdona le nostre colpe, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quella preghiera che l'ha insegnata l'angelo ai nostri, il fatto che la Chiesa l'abbia accolta e abbia consentito ai fedeli di recitarla tra un mistero e l'altro del rosario, significa che è stata approvata anche la devozione agli angeli e che gli angeli hanno una grande importanza nella vita degli uomini. Inoltre l'angelo insegnò ai ragazzi una preghiera bellissima: Santissima Trinità, io vi credo, vi adoro, vi amo, per tutti quelli che non vi credono, non vi adorano e non vi amano. È una preghiera meravigliosa che possiamo recitare spesso per consolare il cuore del Signore e contemporaneamente per riparare tutti quelli che trascurano l'amore del Signore, che non pensano mai al Signore, che non rivolgono mai una parola al Signore. Alcuni di voi, non so con che percentuale, siete sposati e voi forse, non tutti, grazie a Dio esistono coppie che si amano perdutamente e non si sgarbano mai, ma a volte capita che in famiglia ci sono dei periodi in cui o il marito o la moglie non guardano in faccia il proprio partner. È una cosa brutta, è una pena terribile stare nella stessa casa, magari dormire nello stesso letto, e anziché rivolgere lo sguardo si rivolgono le spalle. È il rifiuto, è come dire non ti amo, è un atto di ipocrisia. Tu stai nello stesso tetto e dormi nello stesso letto di una persona che non ami. Calpesta il tuo cuore e torna alle vie dell'amore. Così, se questo fa soffrire in un rapporto matrimoniale, pensate se non facciamo soffrire il cuore di Dio quando lo rifiutiamo, quando siamo periodi interi della nostra vita a non chiamarlo, a non pregarlo, a non andarlo a trovare nella chiesa dove c'è l'Eucaristia. Sapete cosa scrisse Sant'Alfonso a proposito dell'Eucaristia? Nella preghiera più bella lui scrisse diverse preghiere di visita al Santissimo Sacramento che sono scritte nei libri. La preghiera più bella dice così: Signore Gesù Cristo, che ve ne state nel Santissimo Sacramento dell'altare aspettando tutti coloro che vengono a visitarvi. Gesù aspetta coloro che lo vanno a visitare. Noi quando ogni mercoledì
facciamo l'adorazione durante la messa, vogliamo anche riparare per tutti quelli che non cercano mai il Signore, non lo visitano mai e non rivolgono atti di amore verso il Signore. Segnale di questa adorazione è la confraternita del Santissimo Sacramento, che diciamo è composta dal triplo delle persone che voi vedete qui, però chissà perché da un po' di tempo ne vengono pochi un mercoledì a fare questa adorazione, ma voi tre dovete amare il Signore per tre volte. Ah, ce ne andiamo a casa, sì, quattro. Dovete amare il Signore di più per tre volte per quelli che non ci sono, per riparare quelli che non ci sono, giustificati, non giustificati. Ma io penso che se non si ha la febbre a 40, oppure non si è degente all'ospedale, bisognerebbe fare qualsiasi sacrificio per essere presente a questo appuntamento. Ricordatevi dell'appuntamento che i ragazzi avevano con la Madonna.